Buonasera e bentornati nella mia cucina. Fa freddo, questa sera faremo un piatto autunnale o invernale. Faremo dei tagliolini ai funghi. Che ci serve? Ci servono 250 g di tagliolini di Leandro, la pasta all'uovo di Montorondo Scalo. Vanno bene per due persone, abbondanti. Poi abbiamo qui un chilo di champignon della fungaia di Rignano Flaminio, spettacolare, chiaramente non ci rimetteremo tutti. Poi ci servirà dell'aglio, useremo l'aglio di Voghiera, dolce e delicato. Ci servirà mezzo bicchiere di vino bianco e poi a piacere del parmigiano e del peperoncino. Vi prego di seguire il mio canale, di condividere i miei video nelle vostre pagine social. A dopo. Abbiamo privato del gambo ancora con le radici sporche di terra i funghi, l'abbiamo sciacquati alla svelta e subito puliti e asciugati. Sono circa 450 grammi, mezzo chilo, diciamo la metà della nostra cassettina, e ora provvederemo a tagliarli in modo semplicissimo, anche perché dopo cotti verranno macinati grossolanamente per insaporire meglio i nostri tagliolini. Chiaramente questa è una procedura lunga, ci vorrà qualche minuto e non vi voglio annoiare, però vi voglio ricordare: condividete i miei video nelle vostre pagine social, che ci divertiremo insieme a voi e insieme ai vostri amici. A dopo. Ecco i nostri funghi, ragazzi. Facciamo soffriggere il nostro spicchio d'aglio tagliato finemente in 6-7 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo un pizzico di peperoncino senza farci accorgere dai nostri commensali. E una volta insaporito l'olio, mettiamo giù i nostri funghi e li facciamo rosolare a fiamma abbastanza viva. Aggiungeremo il sale solo dopo, altrimenti i funghi caccerebbero subito la propria acqua. Tra qualche minuto. Ecco, sono trascorsi 10 minuti e i nostri champignon sono cotti. Ora spengiamo e facciamo raffreddare per preparare il nostro trito. Ora metteremo i funghi e il fondo di cottura nel nostro robot per macinarli. Questo piatto è spaziale, semplice, ma i nostri tagliolini verranno saporitissimi. Ecco qui. Penso possa bastare, controlliamo. Non sprechiamo nulla, ragazzi. Eccolo qui. Guardate che spettacolo. L'acqua bolle. Buttiamo giù i tagliolini di Leonardo, il mitico Leonardo. Ecco qua. Accendiamo i nostri funghi
faremo metà cottura nella pentola e metà nella padella. Quindi circa un minuto qui nella pentola. Il tagliolino ci vuole poco, ragazzi, eh? Diciamo dai 2 ai 4 minuti. Abbiamo buttato i nostri tagliolini da circa un minuto e ora li passiamo nella padella. Diciamo il tagliolino di Leonardo ci vuole dai 2 minuti ai 4 minuti, secondo la cottura che uno preferisce, ecco. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. E gli spieghiamo questi tagliolini che sono spaziali, ragazzi. E cominciamo a mantecare. Aggiungiamo un altro po' di acqua. Guardate che spettacolo, ragazzi. Possiamo aggiungere anche un altro filo d'acqua, mancano ancora pochi secondi. Spengiamo, guardate che spettacolo.